Servirà un po' di adattamento prima che diventi normale chiamare questi smartphone Xiaomi senza la dicitura Mi, perché la prima novità che troviamo su questo 11T Pro è proprio il fatto di perdere il Mi nel nome, quindi semplicemente Xiaomi 11T Pro 5G. Ma la seconda vera novità è la velocità di ricarica di questo smartphone, che arriva fino a 120 watt. Lo avevamo già sentito su Mi 10 Ultra, che però non è mai arrivato in Occidente. Invece lui è proprio il primo smartphone ad avere questa velocità di ricarica. Ve ne parlo in questo video insieme a tutte le altre informazioni. Iniziamo. Xiaomi 11T Pro 5G ha un design abbastanza caratteristico per la casa cinese. L'unica differenza estetica che lo contraddistingue è questa rifinitura satinata al posteriore. Rifinitura tuttavia non presente al tatto, essendo la cover liscia e realizzata in vetro, con l'unico neo di trattenere eccessivamente le impronte e si sporca davvero facilmente. Pesa 200 grammi, mentre lo spessore è di circa 9 mm, frontalmente invece c'è un ampio display da 6,67 pollici, leggermente più piccolo dunque rispetto a quello di Xiaomi Mi 11, però ha tecnologia AMOLED, risoluzione Full HD Plus e soprattutto refresh rate a 120 Hz. Un grande cambiamento insomma rispetto al Mi 10T Pro dello scorso anno, che invece avevano sì un display con un refresh rate più alto, 144 Hz se vi ricordate, ma tecnologia LCD. Ecco, qui Xiaomi sembra aver ascoltato i feedback dei propri utenti e quindi ha portato l'AMOLED anche su questa gamma di prodotto. Lo schermo anche in questo caso è di buona qualità, ma simile a quanto presente su Poco F3 e Xiaomi Mi 11i, e infatti anche la luminosità massima che può raggiungere è di 1000 nits, lo stesso valore sinonimo di una buona comunque visibilità anche sotto la diretta luce del sole, per cui non presenta problemi di questo tipo. A voler trovare il pelo nell'uovo c'è una piccola tendenza al blue shift, per cui cambia leggermente tonalità in base all'inclinazione, però è comunque molto limitato. Giocare o guardare un film su 11T Pro 5G è comunque un piacere, sia alla vista che all'udito, grazie ai due speaker posti sul lato superiore e inferiore, tra l'altro con griglie dedicate, curati da Harman Kardon di assoluta buona qualità. E infine, anche se il display lo avrebbe permesso, essendo una tecnologia AMOLED, il sensore di impronte non è sotto al display, ma laterale sul tasto di accensione e spegnimento, al solito molto veloce nel riconoscimento, molto affidabile, sicuramente un po' scomodo per i mancini. Essendo uno smartphone di fascia alta, non poteva non avere all'interno lo Snapdragon 888, che si comporta in maniera similare a quanto vi ho descritto sul Mi 11, ovvero sul riscaldamento non pervenuto, segno che Xiaomi ha fatto un buon lavoro anche su questo smartphone di dissipazione del calore e tenuto a bada questo processore, che se dal punto di vista delle performance non c'è assolutamente nulla da rimproverargli, dal punto di vista delle temperature su molti smartphone raggiunge temperature troppo elevate, ma Xiaomi sembra aver fatto un buon lavoro di ottimizzazione anche su questo prodotto. E sul tema della connettività, assolutamente completo, 5G in dual SIM, NFC, Wi-Fi 6, insomma non manca assolutamente nulla, mentre dal punto di vista della ricezione siamo assolutamente nella media per i prodotti di Xiaomi, quindi non spicca particolarmente, però non c'è anche qui nulla di cui preoccuparsi o attenzioni da prestare. Dove però Xiaomi ha fatto un grande balzo in avanti rispetto al passato è sulla velocità di ricarica della batteria. Ha realizzato un sistema tutto nuovo per andare a implementare i 100 watt di potenza, che sono assolutamente mostruosi. Per fare questo ha inserito due batterie da 2500 mAh, quindi per un totale di 5000 mAh, che vengono ricaricate tramite due flussi ciascuno da 33 watt, e quindi si riesce a raggiungere la potenza di 120 watt senza problemi di surriscaldamento o eccessivo stress della batteria, e questo è assolutamente importante perché su questi livelli è quasi pericoloso per la vita delle batterie. In circa 17 minuti si passa dal 2 al 100%, in circa 24 minuti dal 0 al 100%, in soli 10 minuti avrete oltre la metà della batteria carica. Funziona bene ed è sufficiente utilizzare l'alimentatore e il cavo presente in confezione, tuttavia dovete prestare attenzione a questo aspetto, ovvero che dovete caricare lo smartphone a display spento o a smartphone spento. Se state utilizzando 11T Pro oppure tenete semplicemente il telefono in carica col display acceso, ecco che la potenza viene
circa dimezzata. E comunque non avrete grandi problemi di autonomia, perché comunque 5000 mAh su questo smartphone permettono di arrivare a oltre 5 ore di schermo acceso sempre, con tutto al massimo, quindi 120 Hz e Always On Display attivo. Insomma, soddisfacente anche su questo fronte. Poi lo mettete in carica 5 minuti e avete già la batteria metà carica, quindi assolutamente promosso su questo aspetto, e brava Xiaomi per questa componente di innovazione che fa piacere trovare su questo smartphone. Lato software, che dirvi, Android 11 e MIUI 12.5, quindi classicissima sia per funzionalità sia per prestazioni, quindi qualche lag saltuario si presenta, giusto perché è un'interfaccia pesante e bella ricca di funzioni, ma al tempo stesso non manca praticamente nulla, a partire dai super wallpaper, passando per le varie funzionalità avanzate come il turbo videogiochi oppure le applicazioni in finestra. Le principali novità in realtà sono quelle che abbiamo già visto lo scorso anno con il Mi 10T e quest'anno con il Mi 11, ovvero tutti quegli effetti cinematografici presenti all'interno dell'applicazione fotocamera, sia in ambito foto che in ambito video. E quindi si possono realizzare foto con ad esempio il mare sfumato come questa qui, oppure brevi clip video con mondo parallelo o magic zoom, che praticamente zoom lo sfondo. Tutti effetti che bisogna, diciamo, abituarsi, utilizzare, impararli a utilizzare, perché non sono poi così semplici e così efficaci. Non mi fanno impazzire, sono sincero, però sono presenti, quindi se, diciamo, siete dei creativi e volete sbizzarrirvi, sicuramente avete qualche possibilità in più. E proprio riguardo alle fotocamere, abbiamo qui sul retro tre sensori: 108 megapixel Samsung ISOCELL HM2, quindi lo stesso dello scorso anno, poi una ultra grandangolare da 8 megapixel, e qui c'è un piccolo downgrade rispetto allo scorso anno perché era presente una 16 megapixel, e penso che questo sia dovuto un po' alla carenza di chip di questi tempi, e poi un sensore macro da 5 megapixel con autofocus che funziona anche discretamente bene. Per quanto riguarda la qualità, nulla da dire sul sensore principale, realizza fotografie a 12 megapixel grazie alla tecnologia Pixel Binning 9 in 1, e in linea generale offre un'ottima qualità, paragonabile anche ad altri smartphone top di gamma di quest'anno. Decisamente meno bene, come previsto, invece il sensore ultra grandangolare, che ha un angolo di campo da 120 gradi e risulta inferiore rispetto alla concorrenza, principalmente perché ha una tendenza eccessiva ad impastare i dettagli, dovuto ovviamente alla bassa risoluzione. In ambito video, può registrare fino alla qualità di 8K sul sensore principale oppure 4K a 60 fps con entrambi i sensori. Può passare anche dalla ultra grandangolare al sensore principale durante la registrazione video, e anche qui sono di una qualità, diciamo, in linea con tutti gli altri smartphone Xiaomi di questa fascia di prezzo. Non benissimo, ma nemmeno poi così male. E prima di arrivare alle conclusioni, torniamo sul punto del sensore di prossimità, che è presente su Poco M3 Pro, come abbiamo visto, è presente anche su Redmi 10, non è presente su questo 11T Pro, o meglio, c'è il classico sistema a ultrasuoni, per cui è non proprio efficace durante le chiamate, ha anche lui la tendenza a riaccendere il display e quindi a effettuare poi tocchi involontari, offrendo un'esperienza in chiamata decisamente stressante. C'è da dire che funziona leggermente meglio rispetto ad altri smartphone Xiaomi, non so se abbiano migliorato o meno il meccanismo o il sistema, però c'è da dire che si è acceso meno volte rispetto a tanti altri prodotti, però comunque permane l'assenza di un sensore ottico, che resta la miglior soluzione che mi auspico arrivi, o meglio torni, sui prossimi modelli dell'azienda. Detto ciò, Xiaomi 11T Pro è l'ennesima dimostrazione del percorso che sta facendo Xiaomi e delle varie innovazioni che sta portando sul mercato, anche dirompenti come questa super ricarica veloce, che permette di avere uno smartphone carico davvero in circa 20 minuti, cosa che finora non avevamo ancora visto. Sui restanti ambiti invece è una conferma: dalla durata della batteria alla fotocamera al display, nulla di particolarmente nuovo rispetto a un Mi 11, per cui sono molto molto similari. Molto simile anche il prezzo: 699 euro nella versione base 8128, ma in promozione nelle prime 24 ore a 599 euro, con in regalo anche una Mi TV da 32 pollici serie P1. Se invece deciderete di acquistarlo su Amazon, avrete direttamente uno sconto di 100 euro, ma vi lascio ulteriori informazioni nel link che presento in descrizione all'articolo completo, con ulteriori dettagli e ulteriori informazioni anche sulle promozioni e sull'arrivo dello smartphone sugli operatori mobili e sulle catene di elettronica.
disponibilità ufficiale dal 28 di settembre. Adesso direi che tocca a voi nei commenti farmi sapere la vostra. E nel frattempo Xiaomi ha lanciato anche altri smartphone, vi lascio anche qui un link con tutte le notizie che trovate comunque sul sito tuttoandroid.net. Era davvero tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!